Salve! Il signor elefante è venuto a prendere Edmond. Signor elefante! Aiuto! Siamo incastrate! Non preoccupatevi, signore. Vi tiro fuori io. Non lo faccia! Si incastrerà anche lei! È una trappola! Ah! No! Sono incastrato! Papà Pig, Peppa e Susie sono venuti a prendere George. Oh, ma quanto siete carini, tesorucci! Ma dove sono i vostri genitori? Aiuto! Siamo incastrati! Questo di solito è quello che succede a me. Anzi, è esattamente quello che succederà anche a me. Dovrò entrare lì dentro e resterò incastrato. Possiamo entrare io e Susie? Noi siamo più piccole. Gentile da parte vostra, ma questo è compito mio. Come adulto, spetta a me sacrificarmi. Ma papino... Sta tranquilla, Peppa. Se dovessi restare incastrato, avvertirò i soccorsi. Sì, sono incastrato. Fortuna che ho con me il telefono. Pronto? Servizio di soccorso? Oh, vedo che è qui anche lei. Sì, non posso muovermi in questo momento. Allora non c'è nessuno che possa salvarci. Ci siamo noi, papino. Noi piccole salveremo voi grandi. No, mi fate il solletico! Evviva! Mille grazie per averci salvati, Peppa e Susie. Ippi-ippi! Urrà! Adesso possiamo tornare tutti a casa. I piccoli rientrano nell'area giochi. Peppa, fa uscire tu i tuoi amichetti, grazie. Certo, papino. Ma prima anche noi dobbiamo giocare un po'. Peppa e Susie adorano l'area giochi. Tutti adorano l'area giochi. Guardate, c'è di nuovo Babbo Natale. Ciao, piccola, di un po', tu come ti chiami? Peppa, non te ne sarai dimenticato. Dimenticato? Oh, no. Bene, allora ci verrai alla nostra recita. Recita? Ma sì, la recita di Natale. Oh, certo, farò di tutto per venire, cara Peppa. Che bello, ti aspetto. È il giorno della recita di Natale. Tutti i genitori sono venuti a vederla. Allora, siete pronti per cominciare? Non possiamo cominciare. Babbo Natale non è ancora arrivato. Ha detto che purtroppo era molto impegnato, non sarebbe potuto venire stasera, Peppa. No, davvero? Ma guarda, ci sono i vostri genitori. Lo spettacolo deve cominciare. Fiocca, fiocca, vieni giù. Tanta neve da lassù. E tutto bianco poi sarà. Gioia porterà. Io sono la fatina di Natale, faccio magie. Ho, ho, ho! Io sono Babbo Natale! Io sono l'infermiera e devo controllare se tu stai bene. Fai Tutto a posto, ora puoi andare. Bravi piccolini! Ho, ho, ho! Babbo Natale! Ti sei ricordato, sei venuto a vedere la recita! Ed è stata molto bella! È vero che vai in giro per tutto il mondo la notte di Natale? Certo! Come fai a farlo? A bordo della mia slitta magica trainata dalle renne. Bello! E ce la fai vedere la tua slitta? Credo che Babbo Natale sia troppo occupato per mostrarci la sua slitta. È vero, in questi giorni sono molto occupato, ma certo che potete vedere la mia slitta. Venite tutti fuori insieme a me. Va bene. Evviva! Siete tutti pronti? Sì, signora Lupo. Dovete prendere fiato. Fiato. Trattenerlo un po'. Un po'. E ora soffiare. Ho fatto due bolle, mamma. Tante bolle che volano nel cielo. Guardate che grande quella bolla! Non è una bolla, Pedro! Quella lassù è la luna piena! Ah! Lo sapete che cosa si deve fare quando c'è la luna piena? Si deve ululare! Perché si fa così? È quello che fanno tutti i lupi! Ululiamo alla luna! Wendy, puoi insegnare anche a noi a ululare? E va bene! Prima dovete guardare tutti quanti la luna! E dopo ululate!
Wendy Lupo ha insegnato a tutti a ululare come i lupi. Accipicchia, chi ha ululato così? Non sono stata io. E neanche io. Non è stato nessuno di noi. Aiuto, è un animale selvaggio. Ma è nonna Lupo. Buon compleanno, Wendy cara. Ciao, nonnina. E voi, se non sbaglio, siete gli amici di Wendy. Piacere di conoscervi. Buonasera, nonna Lupo. Però, che orecchie grandi che ha nonna Lupo. Per sentirvi meglio, piccolini miei. E che occhi grandi che ha nonna Lupo. Per guardarvi meglio, piccolini miei. E che denti grandi che ha nonna Lupo. Sì, Pedro, per mangiare meglio la torta di compleanno. Qui è dove faremo il picnic. Sotto al nostro albero da picnic. È l'unico nel giro di chilometri. Però fa un gran caldo. Avete portato dell'acqua? Naturalmente, ne abbiamo tutti bisogno. L'acqua è un bene prezioso qui nel deserto, quindi non... Oh, è bella fresca. Sprecatela. Papà, la devi bere quell'acqua. Non si può usare per farsi la doccia. Oh. Non si preoccupi, facciamo un bel picnic alla tipica maniera australiana. Ah, oh, che idea deliziosa. Dobbiamo raccogliere legna per il fuoco. Non c'è bisogno della legna quando si può usare il gas. Il signor canguro ha un barbecue a gas. Quando noi facciamo un picnic, prima o poi arriva anche la signora anatra. Oh, non c'è pericolo che la signora anatra si faccia viva in mezzo al deserto. Questo animaletto si chiama ornitorinco. Da noi invece arriva sempre la signora ornitorinco quando facciamo un picnic. Il pranzo è pronto, pannocchie arrostite per tutti quanti. Evviva! Peppa adora le pannocchie arrostite. Tutti adorano le pannocchie arrostite. È arrivato il momento di giocare. Certo, hai ragione. Ecco la mazza da cricket. Oh, voi giocate a cricket qui in Australia? Se giochiamo a cricket, chiede? Noi giochiamo a cricket dalla nascita. Cricket! Come si fa questo gioco? Colpendo la palla con la mazza. Ah! Se uno la prende, l'altro è fuori. Pronto, papino? Presa, sei fuori. Ah, tocca a te, Peppa. Grande tiro, Peppa! Oh no! La palla è finita sull'albero! L'unico albero nel giro di chilometri e la palla è andata a incastrarsi proprio lì! Ti tiro su io, Peppa. Tu prova a vedere dov'è la palla. C'è un orsacchiotto che la tiene stretta stretta in mano. No, ti sbagli! Non è un orsacchiotto, Peppa! Questo è un koala! Grazie mille! Il koala è l'animale più dolce che abbia mai visto in vita mia! Ecco, questa è la mia casa! Ma no, Molly, questa è la casa di Rebecca! Rebecca Coniglio abita dentro la collina! Ciao, amiche! Ciao, ciao, Rebecca! Molly è la mia nuova vicina di casa! Sì, e quindi dove abiti, Molly? Ci siamo trasferiti sotto la casa di Rebecca! Vieni a vedere. Le talpe vivono sottoterra. La nostra casa non è ancora finita. Ti presento il mio papà che la sta costruendo. Ecco il signor talpa. È molto bravo a scavare. Ti piace la tua nuova camera da letto, Molly? È molto carina e comoda. Lei è la mia nuova amica, Peppa. Buongiorno, signor talpa. Piacere di conoscerti, Peppa. Papà Pig è venuto a prendere Peppa. Sono qui! C'è nessuno? Oh, salve, papà Pig! Come posso aiutarla? Lei sa dove abita la famiglia di Molly Talpa? Sì, si sono trasferiti proprio sotto di noi. Come sarebbe sotto di voi? Sì, è davvero elettrizzante! Ciao, papino! Benvenuto, signor Pig. Prego, si accomodi. Scusi tanto il disordine, ma sa, stiamo facendo un ampliamento. Oh,
Lo sa, io sono un grande esperto di ampliamenti. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli. È gentile da parte sua. Già, ma... perché servono professionisti per costruire una casa. Degli idraulici, elettricisti, architetti. A dire la verità, il signor Talpa e io stiamo facendo tutto da soli. Oh! Buongiorno, signor Pig. Buongiorno, signor Talpa. Posticino interessante avete messo su. La ringrazio. C'è ancora qualche scavo da fare, ma... Il soffitto come si sostiene? C'è un architrave di acciaio oppure di cemento? Prego? Che cos'è un architrave? Beh, ecco... Il lato positivo di scavare una casa è che si può fare ciò che si vuole, dove si vuole. Pilota della strada! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a Parigi. Eccoli! Sì, sono loro! Delphine, Asino e la sua famiglia sono qui per accoglierli. Bonjour! Bonjour, Delphine! Bonjour significa buongiorno in francese. Papa Pig, a lei cosa piacerebbe vedere qui a Parigi? Ho intenzione di vedere tutto quanto. Mi dispiace, ma è impossibile vedere tutto quanto. In tal caso, gradirei vedere la vera Parigi, quella nascosta. Tutti quei luoghi in cui i turisti di solito non vanno. Bravo, Papa Pig! E mi dica, qual è il luogo della vera Parigi nascosta che avrebbe intenzione di vedere per primo? Ecco la Torre Eiffel. Oh, come vuole. Questa è la Torre Eiffel. Però, accipicchia quanto è affollata. Immaginate come devono essere i luoghi turistici. Guarda, mamma, c'è la signorina Coniglio. Non sapevo che lavorasse qui, signorina Coniglio. Oh, excusez-moi, non sono la signorina Coniglio. Sono Mademoiselle Lapin. Oh, chiedo scusa. Souvenir! Qui potete acquistare la Torre Eiffel in miniatura. La vera Torre Eiffel è molto più grande. Possiamo salire fino in cima. Ma mi sembra un tantino troppo alta. Papa Pig non ama le grandi altezze. Oh, ma non si preoccupi, Papa Pig. Prendiamo l'ascensore. Si sale. Per fortuna siamo arrivati. Oh no! Questo è soltanto il primo piano. Adesso dobbiamo salire le scale. Se hai le vertigini, Papa Pig, basta che tu chiuda gli occhi. D'accordo. Questo è il punto più alto in cui i visitatori possono arrivare. Ammirate che splendida vista. Ecco il signor Patato. Benvenuti nel mondo delle scavatrici, dove i vostri sogni di scavatori diventano realtà. Qui c'è la gara di scavatrici di sabbia. Peppa e George, salite a bordo. Mamma e Papa Pig, voi due dovrete pedalare. Oh. Oh. E ora dovete riempire di sabbia fino all'orlo questo grosso secchio. Ma divertente! Sì, divertente! Eccellente lavoro, complimenti! Adesso capovolgiamo il secchio così, due colpetti, e voilà! Evviva! Peppa e George hanno fatto un grande castello di sabbia. Dai, andiamo a fare un altro gioco! Qui c'è la gara di costruzione di muri. Bisogna mettere i cubi uno sull'altro per formare un muro. Fa presto, mammina! Va bene, Peppa! Pedala più in fretta, forza! Sto pedalando più in fretta che posso, Peppa! Ho quasi finito! Fatto! Ho costruito un bellissimo muro! Arriva George con un escavatore da demolizione! Oh no! George ha buttato giù il muro di Peppa! George, no! Sei veramente cattivo! Oh, costruire delle cose e poi buttarle giù fa tutta parte del fantastico mondo delle scavatrici! Questo è l'escavatore a pinza. Che gioco si deve fare con questo? Speriamo solo che non si debba pedalare. Mamma e Papa Pig, ai pedali, prego! Oh. Peppa e George, voi due manovrate la pinza per afferrare un bel premio! Mi sembra che non abbiano molto odore. Certo, perché sono fatti di plastica. Sono fatti di plastica? Sì,
garantiti per durare una vita intera. Se ne compra uno, ne ha 4 in omaggio. No, grazie, signor Volpe. Avete comprato anche del pesce, peccato. Io avrei potuto vendervene di migliore. Niente pesce di plastica, grazie. Questa non è plastica. Beh, veramente lo è. Ma è un pesce giocattolo incredibile. Sentite un po' come canta. Bella stella in cielo stai, brilla e non ti spegner mai. E servono solo 24 batterie. Oh, è bellissimo, vero mamma e papà? Lo possiamo comprare, papà? No. Per favore, lo possiamo portare a casa, così canterà tutto il giorno. No, mi dispiace, Peppa. A casa nostra non c'è la necessità di un pesce cantante. E va bene. La ringrazio, signor Volpe, ma abbiamo già comprato tutto quello che ci serviva, davvero. Ci sarà pure qualcos'altro di cui avete bisogno. Che ne dice di un antico vaso cinese che non si romperà mai? Perché è fatto di plastica. È veramente carino, ma non ci serve proprio niente, grazie. Comincia a piovere. Niente paura, ho qui quello che ci vuole. Ecco a voi degli ombrelli! Sì, li prendiamo. Grazie, 4 ombrelli, per favore. Il banco del signor Volpe vende di tutto. Avete visto? È stata una grossa fortuna che siate venuti da me. È vero, grazie di nuovo, signor Volpe. E la novità è che, soltanto per oggi, comprando 4 ombrelli si riceve in omaggio un fantastico pesce cantante. Oh, che bello! Peppa adora il mercato. Tutti adorano il mercato. Nonno Pig resterà da solo. Qui c'è del cibo in scatola. Per tirarlo fuori avrai bisogno di questo oggetto. Ecco, è un apriscatole. So bene che cos'è quello, nonna Pig. Se invece vuoi bollire un uovo, devi riempire un tegame d'acqua. Sì, e poi... sì, so bene anche questo. Nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei. Abbiamo portato la spesa. Come mai non sei all'aeroporto, nonna? Oh, già. Sarà meglio chiamare un taxi. Qui servizio taxi. Buongiorno, nonna Pig. Io dovrei andare all'aeroporto, per favore. Ma naturalmente. Si accomodi. Grazie molte. Papà, possiamo andare anche noi all'aeroporto per salutare la nonna? Sì, va bene. Ciao, ciao. Ciao, nonno. Mi avete detto all'aeroporto, vero? Sì, e per la verità avremmo un po' di fretta. Si corre di qua, si corre di là. Chissà perché la gente ha sempre tanta fretta. Nonna Pig deve prendere l'aereo. Sì, sta partendo, va in vacanza. In vacanza? Io non ho mai il tempo di andare in vacanza. Sono troppo impegnata ad avere fretta. Signorina Coniglio, sta parlando un'altra volta come parlano tutti i tassisti. Esatto. Il taxi arriva all'aeroporto. Arrivederci, nipotini miei. Ciao, ciao, nonnina. Ciao, ciao. Peppa e George salutano la nonna con la manina. Arriva il signor Lupo. Taxi! Si accomodi. Ciao, ciao, signor Lupo. A Peppa e George piace salutare con la manina. Ciao, ciao. Ciao. Papino, noi come facciamo a tornare a casa? Prendiamo il taxi. Oh, se n'è andato. È stato in vacanza, immagino. A dire il vero, sono piuttosto stanco. Se non le dispiace, eviterei di parlare. Parlare? Certo, la gente parla troppo di questi tempi. Lei non trova? Parlare. Pare che ci siano persone che possono parlare per ore senza prendere mai fiato. Mia sorella, per esempio, può parlare. Pronto? Qui servizio taxi. Adesso costruite le vostre maschere. Peppa usa carta velina colorata. Una maschera a forma di farfalla. Danny Cane sta usando dei bottoni e delle cannucce. Io invece ho costruito una maschera da robot. Susie Pecora usa delle piume. Io ho fatto una maschera da gufo magico. Io ho fatto una maschera da supereroe. Io ho fatto una maschera da carota. E il mio fratellino Richard è una mini carota. Guardate, a noi piacciono le carote. George ha fatto una maschera da dinosauro. Dinosauro! Bello! Dimmi, Edmond, la tua che maschera è? Questo è il sistema solare, con tutti i pianeti. Già, certo. Ho incluso anche Plutone, malgrado venga classificato soltanto come planetoide. Molto bene, Edmond. Edmond Elefante è un sapientino.
L'avete finito tutti? La mia sarebbe più bella con un po' di porporina. Per favore, possiamo avere la porporina, Madame Gazzella? Porporina! 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 Ci sono tanti oggetti luccicanti che potete usare! Nessuno è bello come la porporina! 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 No, la porporina si sparpaglia ovunque. È difficilissimo liberarsene una volta che si rovescia. È una vera e propria seccatura. Però è così speciale e magica. Per favore, possiamo avere la purpurina? Per favore! Va bene, ma una condizione. Promettete solennemente di fare molta, molta attenzione a non rovesciarla? Sì, promesso! D'accordo, vado ad aprire l'armadietto della purpurina. Madame Gazzella tiene la purpurina ben chiusa a chiave. Ricordate bene, avete promesso di usare la purpurina con molta, molta attenzione. Per esempio, quanti piccoli ci vogliono per sollevare Madame Gazzella? Uno! Io dico 100! E io dico 1000! State tutti tirando a indovinare. Quanti ce ne vogliono allora? Ancora non lo so, ma potremmo servirci di un esperimento per scoprirlo. Chi vuole provare a sollevare Madame Gazzella? Io! No, non riesco a sollevarla. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da un solo alunno. Adesso proviamo con due di voi. È davvero molto pesante. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da due alunni. Ora proviamo con tre di voi. Occorrono tre alunni per sollevare Madame Gazzella. Questo era un esempio di esperimento scientifico. È stato divertente. Adesso proviamo con un altro esperimento. Sì! Fate una torre di cubi. Sì, molto bene, ma quella torre è un po' traballante. Oh! Come rendiamo la torre meno traballante? Mettiamo i cubi più grandi sotto e i cubi più piccoli su in cima, così! Perfetto! Edmond Elefante è un sapientino! Possiamo fare altri esperimenti? Ma naturalmente! Ditemi qual è il vostro gioco preferito! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! E che cosa ci serve per creare una pozzanghera di fango? Un po' di terra e dell'acqua! Della terra e un po' d'acqua! Adesso le mischiamo per creare una pozzanghera di fango. Peppa, fai un test della pozzanghera. Questa pozzanghera è troppo asciutta! Allora aggiungiamo ancora un po' di acqua! Ora salta di nuovo, Peppa. Adesso questa pozzanghera è perfetta, bella e fangosa. E le pozzanghere di fango si fanno pressappoco come si fa il cemento. Questo è l'orto di carote del signor Coniglio. Ascoltatemi bene, il coniglio Pasquale è molto timido e non verrà se lo guardate. Andiamo ad aspettare dentro. La casa di Rebecca Coniglio è sottoterra. Senti, Rebecca, ti è mai capitato di vedere il coniglio Pasquale? No, ma il coniglio Pasquale è un coniglio, giusto? Certo! E anche tu sei un coniglio, no? Certo! Secondo te che aspetto ha? Io penso che assomigli a me, solo un po' più grande. Io credo che il coniglio Pasquale abbia un razzo sulle spalle. Già, è un coniglio coi superpoteri. Io credo che il coniglio Pasquale abbia una bacchetta magica. E io credo che il coniglio Pasquale debba essere molto grande per trasportare tutte quelle uova ovunque. No, io credo che il coniglio Pasquale sia invisibile. Cosa? Invisibile significa che non si può vedere. Molto divertente. Oh, qualcuno sta nascondendo un uovo. Deve essere il coniglio Pasquale. Mi piacerebbe poter vedere il vero coniglio Pasquale. Forse lo possiamo vedere se guardiamo dalla finestra. Sì! Ma io non riesco a vedere un bel niente. Non riusciremo mai a vedere il coniglio Pasquale. Ricordate, non dovete sbirciare. Scusa, mammina. Ciao a tutti. Oh, ciao, papà Coniglio. Come stanno le tue carote? Quali carote? Le carote che sei andato a controllare. Oh, stanno benissimo. Papà
papà, sei riuscito a vedere il coniglio Pasquale? No, ma sono più che sicuro che il coniglio Pasquale è già arrivato ormai. Pensi che possano cominciare la caccia alle uova in giardino? Oh, certo, direi proprio di sì. Attenti a dove andate! Dovete sempre tenere occhi e orecchie bene aperti. E ora, stop! Ottimo lavoro, piccolini! Allora, supponiamo che stiate guidando la vostra bicicletta e che qualcuno vi compaia davanti all'improvviso. Che cosa fate? Io lo so, suono il campanello. Giusta risposta. Suonare il campanello comunica agli altri che state passando. Volete farmi sentire quanto siete bravi a suonare i vostri campanelli? Io non ho un campanello, ho una trombetta. La trombetta va bene quanto il campanello. Potresti dare un colpetto leggero di trombetta in modo da farci sentire... Sì, dovrebbe essere sufficiente ad avvisare i passanti che stai arrivando. E ora passiamo all'ultima parte della lezione. Ma dove sta andando? L'agente di polizia Panda porta la macchina ai piedi della collina. Chiamata per l'agente di polizia Scoiattolo, passo. Riesci a sentirmi? Passo. Sì, agente Panda, ti ricevo forte e chiaro, passo. Gli agenti hanno dei telefoni speciali per parlarsi tra loro. Mi trovo in posizione, passo. Adesso, quando fischierò, voglio che andiate tutti in bicicletta giù per la collina, usando i freni, mi raccomando, per evitare di investire l'agente di polizia Panda. Ricevuto! Agente, i piccoli arrivano, passo! Sì, li vedo benissimo, passo! Avete frenato tutti alla perfezione! Sei pronto per l'arrivo di Madame Gazzella? Passo! Falla pure scendere, passo! Non credo che questo sia necessario, io sono l'insegnante e non dovrei... Vada, coraggio! Occhi e orecchie ben aperti! Occhi e orecchie ben aperti, sì! Evviva! Com'è divertente! Suoni il campanello! Oh, sì, certo, il campanello! Hai salvato il lavoro, vero, Mamma Pig? Oh, no, non ho cliccato salva! 47 10 milioni 112! Sei stato bravissimo, George! Questo è il punteggio più alto di sempre! Dov'è il lavoro? Il mio lavoro? Eccolo qui! Presto! Salva, chiudi, invia! Fatto! Il tuo lavoro è tutto salvo, mammina! Sì, Peppa! L'ho appena inviato per trasformarlo in un vero libro di fiabe! Un vero libro di fiabe! Non un libro soltanto, ma tante, tante copie del libro che andranno in tutte le librerie del mondo! Davvero? Mammina, per favore, puoi leggerci la tua storia? Certo, Peppa! Verrò a leggere la mia fiaba a te e ai tuoi amici domani a scuola! Mamma Pig è arrivata a scuola con tantissime copie del suo nuovo libro. La ringrazio, Mamma Pig, di essere venuta qui oggi a leggerci il suo nuovo libro. Sono così emozionata, Madame Gazzella. I libri sono appena arrivati, non ho fatto in tempo ad aprirli. Piccolini, Mamma Pig ha lavorato duramente per scrivere questo libro, quindi dobbiamo ascoltare il racconto educatamente, anche se non dovesse essere un granché. La ringrazio. È la storia di una cipolla. Oh! Dunque, c'era una volta una cipolla che si chiamava Cipolla Buffetta. 4, 7, 6, 8, 5, 9. Il resto del libro è un unico lunghissimo numero. Io però non ho capito niente. Questo non è quello che ho scritto. Che significa 4, 7, 6, 8, 5? È il punteggio che ha fatto Giorgia Gallinella Felice, quello. Acci picchia, che punteggio alto! Dov'è la mia fiaba di cipolla buffetta? È sparita! Mi spiace, piccoli, oggi non vi posso leggere la fiaba di cipolla buffetta. Oh no! Ve ne mostro un'altra che richiede una grande abilità per essere coltivata. Una pianta di pomodori. Ma mi sembrano piccolissimi, nonno. Tieni, Peppa, assaggiane uno e dimmi che sapore ha. Provalo. Vediamo, ha il sapore... di niente. A dire il vero, non sono ancora del tutto maturi. Buongiorno, nipotini miei. Ciao, nonna Pig. Per favore, potrei avere qualche pomodoro?
No, temo che i pomodori non siano ancora maturi. Forse aspettando qualche settimana. Ma volevo fare un'insalata di pomodori per pranzo. Anche nonno cane coltiva i pomodori, nonnina. Già, può darsi che nonno cane ce ne possa dare qualcuno. Non avrai mica intenzione di chiedere a nonno cane quei suoi vecchi pomodori avvizziti. Oh. Ehi là, nonno cane, ciao! Oh, salve nonna Pig, sono felice di vederla in questa splendida mattinata. Avrebbe dei pomodori da prestarmi? Da prestarle, lei può raccogliere tutti i pomodori che desidera. I pomodori hanno fatto una magnifica riuscita quest'anno. Sembrano molto più grandi dei tuoi pomodorini, nonno Pig. Saranno anche più grandi, ma questo non significa che siano anche più buoni. Peppa, ti andrebbe di assaggiarne uno? Sì, molte grazie. Delizioso! Nonno cane, questo è il pomodoro più buono che abbia assaggiato in tutta la mia vita! Qual è mai il segreto di questi pomodori? Io non avevo intenzione di coltivarli, ho solo messo dei vecchi semi di pomodoro in quell'angolo e loro sono cresciuti! Riempia pure il suo cestino, sono troppi per me! La ringrazio, farò una gustosa insalata di pomodori! Ah, io conosco un'ottima ricetta per l'insalata di pomodori! Meraviglioso! Ce la può fare lei? Il problema è che per la mia ricetta serve il basilico! E purtroppo non ho pensato a coltivarlo. Mio nonno ha una montagna di basilico profumato. Sul serio? Oh, certo, ne ho un mucchio dentro la mia serra. Vieni a vedere. Ecco, l'acqua sta tornando. Proprio come avevo detto. L'acqua sta liberando la barca del nonno dalla sabbia. Stiamo ballonzolando su e giù. Siamo pronti per veleggiare. Ai tuoi ordini, Capitan Nonno. Ai posti di manovra. Io adoro andare in barca a vela. Ehi là, vento in poppa, Nonno Pig. Va tutto bene a bordo? Serve aiuto o qualche consiglio, vecchio mio? Ce la stiamo cavando perfettamente, grazie. Arrivederci. Guarda, Nonno, loro vanno più veloci di noi. Non si deve avere fretta quando si va in barca a vela. Stiamo ballonzolando su e giù. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, poi riscende giù. La barca va su e giù. E là, vento in poppa, nonno Pig. È meglio rientrare prima che arrivi la bassa marea. Se fa tardi, rischia di rimanere arenato sulla sabbia. Grazie del consiglio. Ci vediamo, a dopo. Non ho intenzione di dargli ascolto. Per quanto riguarda le maree, io ne so decisamente più di loro. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, sale. Oh! Abbiamo smesso di ballonzolare. Evidentemente è arrivata la bassa marea. Vuol dire che siamo arenati sulla sabbia, nonno? Già, ma solo finché non torna l'alta marea, quando l'acqua ci farà galleggiare di nuovo. E quando torna l'alta marea? Domani mattina. Oh! Trascorreremo la notte in barca, che cosa ne dite? Facciamo un pigiama party, evviva! È meglio fare un colpo di telefono a nonna Pig. Ma tu ce l'hai una palla? No. Non fa niente. Faremo finta di giocare con una palla finta. Dai, prendila, Danny. Ora le do un calcio fortissimo. Oh. Ciao a tutti. Ed ecco Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, Rebecca. Lo sai, noi stavamo giocando con una palla finta. Ma poi Danny con un calcio l'ha tirata laggiù. Davvero? Io so un altro gioco dove si fa finta. Voi dovete indovinare chi sono. Tu sei un coniglio. Ma no, io faccio finta di essere qualcun altro. Sei per caso un asinello? No! Sei un elefante con la pelliccia? No! Sei un razzo spaziale? No! Ci vorrà un sacco di tempo per indovinare, secondo me. Chiedetemi se sono grande. Sì, sei grande? No! Vi darò un piccolo indizio. Io sono un vegetale. Ci potresti dare un altro suggerimento? Chiedetemi se sono una carota. Tu sei una carota? Esatto! Evviva! Anche George vuole giocare. George, tu devi fare finta di essere quello che vuoi e noi dobbiamo indovinare che cosa sei. Sei un dinosauro. Così è troppo facile, George. Pensa che puoi far finta di essere qualsiasi cosa esista al mondo.
George sta pensando. Sei un dinosauro. Ciao a tutti, amici. Arriva Pedro Pony. A cosa state giocando? Giocavamo a far finta di essere qualcosa, ma temo che adesso questo gioco sia finito. A te invece quale gioco andrebbe di fare, Pedro? Vorrei saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Sì! Andiamo a cercare le pozzanghere di fango. Oh, ma qui non ci sono pozzanghere. Serve la pioggia per fare le pozzanghere. Possiamo fare finta che stia piovendo. Le gocce, la pioggia, poi scende giù e fa plu plu, plin 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 plin. Fare surf è la cosa che mi piace di più al mondo. È proprio vero, fare surf è la cosa più bella del mondo. Pronti? Ai posti? Via! Anche George vuole andare in surf. Mi dispiace, George, ma tu sei troppo piccolo per fare surf. Le onde sono diventate troppo alte anche per Peppa e Kylie. Oh, allora è meglio tornare a casa? Sta scherzando? Le onde sono perfette per gli adulti che vogliono surfare. Fantastico! Ecco, è così che si fa surf. Queste onde sono meravigliose! Che bravi! Kylie, dove è andato il tuo fratellino? Eccolo laggiù con la mia mamma. Ti stai divertendo, Joy? Ora tocca a voi surfare, amici. No, no, grazie, a me basta guardare. Allora provi lei, signor Pig. E perché no? Deve essere molto divertente. Oh, non ci sono più onde. Che peccato, signor Pig. A quanto pare ha perso l'occasione di surfare. Oh, ma che disdetta. Ma così il mare è perfetto per far fare il bagnetto a George. Ecco, vengo io con te, George. Non puoi fare surf, ma puoi sederti sopra di me se ti va. George adora sedersi sul pancione di Papà Pig. Guardate quell'onda che sta arrivando. Caspita, è decisamente grossa! Papino, sta arrivando un'onda gigantesca! Cosa dicono? L'onda! Credo vogliano che li salutiamo con la mano, George. Yuhu! E là! Possiamo andare a scuola con il monopattino, ti prego, papà. Buona idea, Peppa. Sarebbe anche un ottimo allenamento. Evviva! Pronti ai posti? Via! Whee! Aspettatemi! Ci vediamo dopo, mamma Pig! Ciao, a più tardi! Peppa e George vanno a scuola col monopattino. Non così in fretta! Sbrigati, papino! Papino non ce la fa! Aspettatemi! Peppa e George arrivano a scuola. Ciao, ciao, papino! Ciao, ciao! Ciao! Oh, che fatica! Non mi resta che tornare a casa a piedi. Quanto vorrei avere delle ruote a disposizione. Un momento. Ma io ho delle ruote. Whee! Questo sì che è divertente. A Papà Pig piace andare in monopattino. Brum, brum. Whee! Papà Pig, stai andando sul monopattino di Peppa? Sì, andare in monopattino è divertente. Dovresti provarci anche tu qualche volta. Peppa e George stanno facendo un disegno a scuola. Noi oggi siamo venuti a scuola con il monopattino. Molto bene, Peppa e George, è una splendida idea. Fate tutti un bel disegno su come siete venuti a scuola oggi. Io sono venuta in bicicletta. Benissimo. Io sono venuta a piedi. È così bello respirare l'aria fresca al mattino. Mio nonno mi ha accompagnato con il carro attrezzi. Brum, brum, brum. Ah, delizioso, Danny. Ciao, ciao, nipotini miei. Mi raccomando, fate i bravi. E tu, George, non infangare il tuo berretto nuovo.
Promettiamo di non permettere che il nuovo berretto di George si infanghi. Ti ringrazio, nonno Pig. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Venite con me, Peppa e George. Coraggio, andiamo tutti giù nel mio orto. Sì! George, ricorda quello che ha detto mamma Pig del berretto. Sì, sì, nonna Pig, sta tranquilla, andrà tutto bene. Peppa e George hanno trovato un enorme mucchio di letame. Che cos'è questo, nonno Pig? Che cos'è? Questo è letame! Una sostanza meravigliosa che va messa sulla terra per far crescere le mie verdure belle e forti. Ma ha proprio un odore puzzolente. Già, è la cosa più sporca e puzzolente del mio orto. Anzi, è meglio che voi due stiate un po' lontani, nipotini miei. Ecco, adesso andiamo a spargere il nostro bel concime. Questo è l'angolino dei cavoli di nonno Pig. Buongiorno, cavoletti. Gradireste un po' di nutriente letame? Si sta alzando il vento. Tieni forte il tuo berretto, sennò vola. Oh no, il vento ha fatto volare il berretto di George. George, corri, va a prenderlo. Il berretto di George si è impigliato su un ramo. George, sei tutto sporco di fango. Oh, ma il tuo berretto è ancora pulito. Per fortuna non è caduto a terra. Spostati, adesso lo riprendo io. Forse sarà meglio che ti dia una mano. No, posso farcela da sola, nonno. Oh no. Mia cara Peppa, ecco qua la tua zucca. Nonno, è enorme. Questa è la zucca più grande che esista in tutto il mondo. Beh, sì, è possibile. Ma come faremo a portare questa gigantesca zucca fino alla scuola, nonno Pig? Calma, un passetto alla volta, nonna Pig. Prima trasformiamo la zucca di Peppa in una splendida lanterna. Oh, bello. Quindi per prima cosa devo togliere tutto ciò che è all'interno. Adesso intagliamo il volto. E mettiamo dentro una candela per illuminarla. È molto carina. E infine la carichiamo sulla nostra macchina. La zucca è molto, molto pesante. Fatto! Il primo passo è completato. Abbiamo portato la zucca fuori dalla serra. Il passo numero 2 consiste nel sollevarla e caricarla in macchina. La zucca è impossibile da sollevare. L'avevo detto che era troppo grande. Non è troppo grande. Abbiamo soltanto bisogno di un aiutino. Pronto? Servizio di elisoccorso della signorina Coniglio. Signorina Coniglio, per favore venga in nostro soccorso. È molto, molto importante. La prego, faccia presto. Eccomi, sto arrivando. Tutti gli scolari hanno portato a scuola le lanterne fatte con le zucche. Benvenuti alla gara di zucche della scuola. Se non dobbiamo aspettare nessun altro, direi di cominciare. Ma Peppa non c'è. Oh, e dove sarà finita? L'elicottero di soccorso della signorina Coniglio è arrivato alla serra di nonno Pig. Allora, chi deve essere salvato? La mia zucca, eccola! Dobbiamo assolutamente farla arrivare alla scuola di Peppa in tempo per partecipare alla gara! D'accordo! Peppa e George aiutano nonno Pig nel suo giardino. Allora, oggi noi tre faremo uno stagno. Cominceremo con lo scavare una grossa buca. Arriva il signor Volpe. Salve, signor Volpe. Buongiorno, nonna Pig. Che cosa posso venderle questa mattina? Non ho bisogno di nulla, grazie. Oh, dov'è nonno Pig? Gli servirà qualcosa? Il nonno è impegnato, sta facendo uno stagno. Stagno, ha detto? Allora qui ho giusto quello che ci vuole. Ecco un nanetto pescatore. Delizioso. È antico, un pezzo unico. Bene, lo prendo. Peppa, George e nonno Pig stanno lavorando sodo alla buca. Peppa ha trovato una tazza. Oh, sembrerebbe una tazza da tè molto antica, Peppa. George ha trovato un osso gigantesco. Dinosauro! Già, può
potrebbe veramente essere un osso di dinosauro, George. Ah, e questa cos'è? Nonno Pig ha trovato una moneta d'oro. Abbiamo trovato un tesoro, Nonno Pig. Come sta venendo lo stagno? Molto bene. Guarda, abbiamo dissotterrato una tazza, un osso e una moneta. È un tesoro sepolto. Che cosa eccitante. Anch'io ho un tesoro qui. Ma che dici? Quello non è un tesoro, è un nanetto pescatore, Nonna Pig. A Nonno Pig non piacciono i nanetti da giardino. Il signor Volpe mi ha detto che è antico, molto raro, un pezzo unico. Non dubito che l'abbia detto. Nonnino, credi davvero che scavando la buca abbiamo trovato un tesoro sepolto? Non ne sono sicuro, ma al museo sapranno dircelo. Questo è il museo. Salve, vi posso aiutare? Buongiorno, signor Coniglio. Ecco, noi abbiamo dissotterrato un tesoro. Darò un'occhiata a quello che avete trovato. Una pregiata tazza cinese, interessante. Che cos'altro mi avete portato? Una moneta. Bene, siete bravissimi! Ho visto degli splendidi alberi sulla cima di una montagna. Adesso ascoltate quest'altro brano musicale. A che cosa vi fa pensare questa musica? Ricordate di usare la vostra immaginazione. Io lo so! Sì, Pedro? Ecco la risposta! A un albero di ciliegie mosso dal vento in cima a una bellissima montagna. Oh, ma questa musica era più veloce, non trovi, Pedro? Un albero di ciliegie che si muove più veloce? Sì, Danny? A me fa venire in mente una banda che marcia! Bravo, molto bene, Danny! Questo brano musicale ha un ritmo molto scandito che aiuta a marciare a tempo! Andate tutti a prendere un oggetto da suonare nel cesto degli strumenti! Immaginate di essere nella banda! State marciando! Intanto suonate i vostri strumenti! Perfetto! Ma che meravigliosa banda di musicisti! Non è stato divertente? Sì, tanto, Madame Gazzella! Il prossimo brano musicale è un tantino differente. Ricordate, voglio che lo ascoltiate con attenzione e pensiate a che cosa vi fa venire in mente. Questa musica fa pensare allo spazio. È la festa di compleanno di un alieno. Accipicchia, che succede a questo apparecchio? Ai robot che vengono dal futuro. Salve, io sono un alieno. Blu, 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 blu. Io sono un robot. Io sono un robot. Zing, zong, zing. Questa è la più bella musica del mondo. No, no, credo che questo apparecchio si sia rotto. Ecco. Oh no! E adesso, piccolini, ditemi come vi fa sentire questo brano musicale? Mi fa sentire un pochino annoiata. Ah, signorina Coniglio, entri pure, si accomodi. Benvenuti, miei cari. Buongiorno, regina. Siamo venuti a visitare Londra per un giorno. Speravamo che ci poteste indicare i luoghi più belli da vedere. Io posso fare anche di meglio. Non dimentichiamo che Londra è la mia città, in fondo. Ho deciso, vi farò personalmente da guida. Il modo migliore per vedere Londra è girare con un autobus a due piani. Signor autista, per favore, ci presterebbe il suo autobus? Prestare il mio autobus? Immagino stia scherzando. No, io sono la regina. In questo caso, vostra maestà, fate pure. Se la regina vi chiede di fare una cosa, dovete farla. Svelti, andate tutti al piano di sopra. Questo autobus ha le scale. L'autobus ha due piani, ha i sedili anche sopra. Io sono la regina e per oggi sarò la vostra guida. Prima fermata il Big Ben. Questa alta torre con l'orologio si chiama Big Ben. Veramente Big Ben è il nome della campana, non della torre. Quante cose sai per essere un elefantino? Perché io sono un sapientino. Oh! È il suono del Big Ben che ci dice che ore sono in questo momento. Ha fatto 3 rintocchi, quindi significa che sono le 3. Allora se suona 6 volte significa che sono le 6, signora regina? Sì, è esatto. E se invece la campana suona per esempio 100 volte? In tal caso direi che è rotta. Avanti con la visita!
Prossima fermata, il Tower Bridge. Dobbiamo attraversare il ponte per continuare il giro. Fermi! Non potete attraversare! Guardate, c'è una grande nave! No, Papino! Il mio deve essere un castello bello! Peppa, che ti ha detto di fare esattamente Madame Gazzella? Ci ha detto che dobbiamo usare la nostra immaginazione. Ed è un castello meraviglioso quello che ho immaginato per me, Papino. E il mio castello deve essere abbastanza grande da poterci vivere dentro. Sì, capisco. Oh, cielo. A casa di Susy Pecora è ora di colazione. Madame Gazzella ti ha detto di costruire un vero palazzo delle principesse? Sì, anche con tutti quei pezzi complicati. Salve, buongiorno. Pronto? Mi dispiace, ma oggi non posso venire al lavoro a causa di un progetto scolastico. Per sua figlia? Sì, esatto. Serve aiuto? Grazie, ma credo di essere in grado di cavarmela. Così voglio che diventi il mio castello, però molto, molto più grande. Se deve essere così grande, bisognerà usare del cemento. No, Papa Pig, dobbiamo soltanto trovare uno scatolone delle dimensioni giuste. Abbiamo una scatola così grande? No. Salve, una consegna per Papa Pig. Non ricordo affatto di aver ordinato una cosa tanto grande. Ah, ecco, certo, è la nuova lampadina. Come mai usano imballaggi così grandi per oggetti simili? Vuole che porti via io questo scatolone? Oh sì, la ringrazio molto. No, Papino, serve a noi questo scatolone. Guarda che cosa ho trovato. Bene, così il tuo castello è quasi fatto. Evviva! Non è per niente quasi fatto. Dobbiamo incollarci delle cose sopra, dipingerlo, aggiungere la porporina. Porporina? Pronto? Pronto? Posso parlare con Peppa, per favore? Per te, Peppa, Susy Pecora. Ciao, Susy, tutto bene? Come sta andando il tuo progetto scolastico? Sta andando benissimo. Ci vogliono più torri, mamma, e devono essere molto più alte. Il tuo castello a che punto è, invece? È un lavoro molto difficile, ma per fortuna la mia mamma e il mio papà mi stanno aiutando un pochino. E siete arrivati al momento del pasto. I pinguini mangiano pesce. I pinguini sono molto bravi a prendere i pesci. E a dondolarsi. E adorano nuotare. Se guardate attraverso il vetro, vedrete i pinguini nuotare sott'acqua. Bravi. Sono dei veri fenomeni a nuotare. Già, è per questo che abbiamo una fantastica piscina per loro. Che spiegazione interessante. Grazie infinite, signora Coccodrillo e signor Leone. È stato un piacere, signora Gnu. Gazzella. Ah, sì, mi scusi, Gazzella. Quale animale andiamo a vedere adesso? Eccolo, già lo vedo. Quanto è alto. È una giraffa. Sì, quello è il mio papà. È anche lui un custode dello zoo. Buongiorno, sono il signor Giraffa. Buongiorno, signora Giraffa. Ci può far vedere di quale animale si occupa lei? Provate a indovinare. Che gabbia grande, guardate. Deve essere un animale selvatico e che vola. Forse si sta nascondendo e ci sta guardando. E aspetta di aggredirci. Le farfalle. Il signor Giraffa si occupa delle farfalle. È il momento del pasto delle farfalle, signor Giraffa. Già, e le farfalle si procurano tutto il cibo necessario dai fiori. È incredibile che riescano a vivere nutrendosi esclusivamente dai fiori. Piacerebbe anche a me mangiare soltanto dai fiori. Già. Con tutto questo parlare di mangiare mi è venuto appetito. Anche a me. Bene, è l'ora del nostro pasto. Che cosa c'è per pranzo oggi, signor Leone? Oggi è previsto pranzo al sacco per tutti. Un panino, succo di frutta e una bella mela. Che bello, un picnic in una scatola. Forza, si mangia! Evviva! Il signor Leone adora il momento del pasto allo zoo. Tutti adorano il momento del pasto allo zoo.